Sindaci non possono avere sul loro bilancio anche diciamo, gli oneri derivanti da un flusso maggiore, bilanci che sono già in alcuni casi deficitari. Oggi firmerò il provvedimento appena arrivo al Viminale di proroga dei bilanci di previsione per un mese. Sostegno concreto ai sindaci in difficoltà nell'accoglienza e maggiore redistribuzione in Europa. È questa la strategia di Luciana Lamorgese per affrontare l'emergenza migranti in una fase geopolitica mai così instabile dopo il conflitto in Ucraina. Il ministro dell'Interno interviene da Reggio Calabria, dove presiede il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Questa provincia è forse la zona maggiormente sotto stress in Italia per gli sbarchi. Nel 2022 sono stati 20 tra Roccella e Siderno. Da gennaio a oggi la Calabria ha visto arrivare oltre 3.850 profughi, prevalentemente di origine afghana. E con l'estate i numeri potrebbero aumentare. Il mondo è in suo movimento, non è che riguarda solo l'Italia. Dobbiamo aspettarci anche dei numeri certamente più elevati rispetto a quelli dell'anno scorso, quando c'era una situazione geopolitica complicata, ma oggi è ancora più complicata. Al tavolo in prefettura, con i vertici di forze dell'ordine e magistratura, il titolare del Viminale affronta anche i rischi dell'infiltrazione della criminalità organizzata nei progetti del PNRR. Noi stiamo portando avanti un'attività per schermare queste risorse, schermarle dalla criminalità organizzata e come? Innanzitutto con dei controlli capillari.